Amici di Valdo TV, ben ritrovati! Ci troviamo a Longarone in occasione di Agrimont, l'evento fieristico di inizio primavera che ormai da più di 30 anni rappresenta il punto di riferimento per l'agricoltura di montagna. All'interno dei padiglioni, come ben sapete, possiamo trovare articoli per l'agricoltura, per il giardinaggio, ambienti riservati alla zootecnia e alle nuove tecnologie. Ma oggi siamo qui per intervistare un ospite speciale. Andiamo a conoscerlo! Eccoci qui, lo abbiamo trovato, Flavio De Zorzi in arte Snorchi, un nome che nel feltrino è associato ad un'autovettura verde pisello, tappezzata di adesivi, un'auto che veramente non si nota, così devo dire, proprio non passi inosservato. Esatto, senza visibilità. Senza visibilità quest'auto, che è molto particolare anche per la sua storia, perché questo pandino qua, vogliamo dire fin dove è arrivato? È arrivata fino nel paese del Sol Levante, nel cuore nipponico, Tokyo. Tokyo, perché una mattina il nostro caro amico Flavio si è svegliato con una voglia di caffè, ma non ha detto lo vado a bere, non lo so, in centro, in un bar qualsiasi che frequento ogni giorno. No, io voglio andare in Giappone a bere il caffè. Vuoi dirci qualcosa di più? Sì, io con questa autovettura ho deciso di scoprire nuovi mondi, nuovi popoli, cose all'oscuro, negli angoli più remoti del pianeta. Quindi ringrazio questa autovettura che assieme a me in solitaria stiamo scoprendo di quei posti fantastici, di quei popoli unici. Una cosa meravigliosa scoprire il pianeta via terra, tutta un'altra cosa che un aereo. Il viaggio più lungo affrontato è stato quello che è partito a Fonzaso nel giorno 16 luglio alla sera dalla piazzale della Fenadora, ristorante noto per i suoi prodotti tipici a Fonzaso. Partendo da Fonzaso ho attraversato l'Europa dell'Est in brevissimo tempo, sono entrato in Russia, a Mosca nella capitale. Poi mi sono lanciato nel cuore siberiano, ho attraversato la Siberia, il lago Baikal, sono giunto a Vladivostok, a 40 km dalla Corea del Nord. Lì, purtroppo, per motivi di burocrazia doganale, ho dovuto prendere un traghetto che mi ha accompagnato in Corea del Sud, che successivamente mi ha accompagnato a Tottori. Tottori, nel prefettura dei Tottori, a Sakeminato. Da lì è iniziato il mio viaggio in Giappone, attraversando diverse prefetture, da quella di Tottori a giungere a Hiroshima, a Kyoto, a Fuji e con arrivo finale nel cuore di Tokyo, Shibuya. Arrivato a Tokyo, ma quanto ci hai messo ad arrivare a Tokyo? Tokyo era il 51esimo giorno di viaggio sui miei 60 giorni di avventura. E fermo là, qual è stata la prima cosa che hai fatto quando sei arrivato a destinazione? La prima cosa che ho fatto, mi sono venute le lacrime di gioia e di commozione per aver attraversato il pianeta, per aver attraversato questi 8 fusi orari che dentro ho conosciuto popoli fantastici, amici che non vedrò mai più, ma mi sono rimasti impressi nel cuore. Mi viene da chiederti, sentendo tutto questo entusiasmo, qual è la cosa più bella che ti ricorderai per sempre, per tutta la vita di questo viaggio? Immagino che saranno tante, ma la più bella? La più bella è che grazie a questo viaggio, a differenza degli altri, mi sono imbattuto su situazioni un po' più complicate, un po' meno evolute, quindi ho scoperto cosa vuol dire vivere. E raccontaci un pochettino, vivere, com'è vivere per 51 giorni tu e la panda, tu e la tua fedele amica panda, ci hai dormito dentro, ci hai mangiato, spiegaci un pochettino perché veramente è una cosa incredibile questa. Sì, ho dovuto mangiare grazie alle mie scorte alimentari, in Siberia non ho trovato autogrill o ristoranti, da una città all'altra ci sono 1000 km di differenza. Distributori scasseggiano, avevo con me il sistema di produrmi da mangiare e così mi sono autoalimentato con
sia con alimenti che con scorte di carburante e non. Frutto di questo viaggio intercontinentale, un DVD in uscita, se non erro. Ringrazio chi mi sta collaborando con me, come Roberto Montefusco sta applicando la voce sua per descrivere questo viaggio documentaristico, che all'interno ci sarà storia, arte, cultura e curiosità fra gli angoli più remoti del pianeta. L'uscita è prevista per quando, Snorky? Sto aspettando le licenze SIAE, più o meno un mesetto dovrebbe essere possibile acquistarlo, o inviarmi un'email o telefonandomi a casa, seguendomi sui social. Perché infatti Snorky lo potete trovare in tutte le piattaforme, nei social network, insomma. Sì, scrivete Flavio Snorky su Google e mi troverete, me con immagini mia e la panda. Hai anche una pagina Facebook? Sì, ho una pagina Facebook, si chiama World come mondo Panda Expedition. World Panda Expedition. Very English questo nome. Dimmi un attimino, questo è il tuo primo viaggio? No, ho attraversato l'Europa, sono stato fino all'Europa dell'Ovest, sono stato nelle coste irlandesi, sono stato nella Scozia, nel lago Loch Ness, in Inghilterra. Tutto con la panda? Sì, tutto grazie a questa autovettura qui. Quanti chilometri conta? Ma questa macchina l'ho comprata, era semi nuova, adesso siamo a 147.000 chilometri. Mamma mia, e hai idee? Il tutto in breve, in 2 anni. In 2 anni tutti questi chilometri. E da cosa ti è partita questa idea? Perché negli ultimi 2 anni tu hai deciso di andare a viaggiare con questo pandino? Perché io volevo conoscere il mondo via terra e gli unici soldi che avevo in tasca erano 500 euro per comprare questa autovettura. Mamma mia, che storia affascinante, oserei dire. E dimmi, per il futuro hai qualche progetto, hai idea di fare qualche altro viaggio? Ma sì, quest'anno sto organizzando un viaggio qui breve, sono 17.000 chilometri, sarà Centro Asia e Medio Oriente. Poi il mio progetto futuro, che sto cercando dello sponsor, è Italia-Australia, tutto via terra, 32.000 chilometri terrestri. E a quelli che ti dicono, perché immagino ci saranno anche delle persone che ti dicono: ma perché non metti sta panda su, non lo so, una nave? Cosa rispondi? La meta va conquistata. Ecco, e quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori di Valdo TV a seguirci, a continuare a seguire sui social network le avventure di Snorky, del nostro caro Flavio, e alla prossima avventura. Un saluto da Longarone Fiere, da Agrimont, Alessia Snorky.